Molto soddisfatto della mostra, considerando il fatto che questo è comunque uno spazio off, quindi non è una galleria, è un ambito lavorativo questo, è un laboratorio, quindi ci sono proprio delle postazioni di lavoro. Quando siamo venuti qui Antonello ed io a vedere, entrando ho detto, oh caspita! In più siamo a Perugia, in pienissimo centro, è uno spazio che è Officine Fratti, è uno spazio medievale, con dei problemi anche dal punto di vista dell'allestimento, una relazione con la sovrintendenza, insomma ci sono una serie di vincoli di cui bisogna tenere conto. Il percorso, quello iconografico che ho scelto, è legato a un'idea che per quello che mi riguarda arriva da piuttosto lontano, e cioè che c'è una fascia generazionale più o meno che va dai 20-22 anni fino anche ai 40, adesso come fascia poi ci sono eccezioni, dove lo sguardo femminile ha un livello, a mio avviso, espressivo mediamente molto più forte. E quindi ho incominciato a pensare a una serie di autrici che conosco, alcune più note, altre meno note. Ci sono diverse figure che hanno uno sguardo più allucinato, altre che hanno uno sguardo più punk, altre che hanno uno sguardo più onirico, ma tutte nell'insieme, siccome io credo molto nella trasversalità del linguaggio, mi ha ricordato questo, cioè la trasversalità proprio al centro di un percorso espressivo. C'è un fil rouge che lega tutto questo percorso e che è proprio lo sguardo della mostra, cioè oltre allo sguardo delle autrici c'è uno sguardo più complessivo, tant'è che sono stati fatti arbitrariamente da parte mia alcuni interventi su percorsi di alcune di loro che sono stati poi reinterpretati proprio in modo espositivo, per esempio nel formato delle stampe e via dicendo, per poter invece avere un'impressione immediata rispetto a quello che è il loro sguardo, senza poi andare direttamente sulla singola opera eccetera, ma più ampia, decisamente più ampia. Trovo che il loro livello di cosciente ingenuità sia un elemento molto importante per poter fare linguaggio. Non un'ingenuità incosciente, ma proprio il fatto che a fronte di una coscienza espressiva, quindi di avere realmente la coscienza di ciò che stanno loro, che le autrici fanno, c'è però una disinvoltura che supera qualsiasi limite legato proprio a dei cliché espressivi. Siamo fuori dal trend. Tutte in realtà hanno la propria forza espressiva e la capacità di oltrepassare veramente quelli che sono alcuni limiti, a mio avviso, della condizione espressiva attuale. Mi hanno ricordato com'ero io quando ho iniziato, e grazie all'ingenuità che ho potuto poi fare il fotografo, altrimenti non sarei stato in grado. Cioè il rapporto che avevo con la fotografia e che è quello che ha determinato tutto il mio percorso, e questo è stato un motivo emotivo molto forte. Il tema della pelle mi è carissimo. Questo tema del festival mi è carissimo, è una tematica fondamentale, soprattutto oggi in ambito fotografico, perché la testura è un elemento importante. Il trend è quello di eliminare la testura. Alcuni elementi ed interventi con vari software, di cui non farò i nomi ma sono assolutamente conosciuti, intervengono in maniera, secondo me, devastante sulla testura.
e quindi sulla pelle, che invece non è solo un elemento informativo ma è anche un elemento identificativo ed è patrimonio del soggetto che tu stai ritraendo, quindi annullarlo significa annullare alcuni elementi che sono importanti. La questione anche del rapporto tra terapia e fotografia, il rapporto col social, cioè tutti questi elementi, pur io non avendo, io sono un fotografo che fa altro, però i contenuti li trovo molto forti e il modo di poi affrontarli i contenuti, perché c'è un contenuto e poi c'è il modo di svilupparlo. Lo sviluppo dei contenuti, quindi proprio la struttura del festival mi ha appassionato proprio moltissimo, ma fin dall'inizio. Perché il linguaggio per me è tutto, è sopra ogni cosa, e trovo che il PSPF sia un festival dove il linguaggio è realmente al centro.